le distorsioni cognitive. A quella sulle convinzioni irrazionali aggiungiamo un'ulteriore teoria sviluppata da Aaron T. Beck, ovvero quella sulle distorsioni cognitive. Le distorsioni cognitive sono modalità disfunzionali in cui la nostra mente distorce la realtà confondendola con la nostra interpretazione di essa. Si tratta di pensieri automatici che si attivano senza alcuna consapevolezza. Sono pensieri che non prevedono alcuna forma riflessiva, alcun processo critico, alcuna messa in discussione degli assunti. Dunque il soggetto entra in uno stato di verità assoluta. 1. Saltare alle conclusioni. Saltiamo alle conclusioni quando da un singolo elemento crediamo di poter dedurre qualcosa di assoluto. Ad esempio, crediamo di comprendere totalmente una persona basandoci su un suo unico atto. Il mio capo sta facendo dei colloqui, quindi mi licenzierà. 2. Essere catastrofici. Ci aspettiamo che si verifichi qualche evento disastroso senza averne motivo. Il mio compagno non è ancora tornato a casa, quindi sicuramente avrà fatto un incidente. 3. Fare paragoni. Cioè pensare ripetutamente che una persona sia migliore o peggiore di noi. Il mio collega è più bravo di me, quindi è migliore di me. 4. Applicare un pensiero dicotomico, o bianco o nero. Si pensa che le cose possano essere soltanto in un modo o nell'altro, escludendo a priori la possibilità di mediazione. Se lo staff non è performante, vuol dire che io non sono un buon manager. 5. Escludere il positivo. È una forma estrema di distorsione, in cui il soggetto filtra quello che c'è di buono e lo rende negativo. Ad esempio, vincere una gara e dirsi «è stato solo grazie alla fortuna del principiante». 6. Eseguire un ragionamento emotivo. Si presuppone che la propria reazione emotiva rifletta una situazione reale. Fare riunioni con i capi è distruttivo per la mia salute, perché genera in me una forte ansia per intere giornate. 7. Perdere autostima basandosi sul giudizio altrui. Si giudica se stessi in base ai commenti che fanno altre persone. Non sono capace di fare nulla perché il mio superiore mi ha ripreso ad alta voce in merito a questo incarico. 8. Predire il futuro. Crediamo di sapere già cosa accadrà senza alcuna base di realtà, senza renderci conto che questo rispecchia nostre paure o speranze. So già che al capo non piacerà il mio progetto. 9. Etichettamento. L'utilizzo di etichette generiche senza alcun riferimento alla situazione o all'evento specifico. Le persone come me rimangono sole per tutta la vita. 10. Esaltarsi. Consiste nel concentrarsi in maniera eccessiva su un fatto o su un tratto personale, esagerando nei suoi aspetti negativi. Svenire in ufficio davanti al mio capo e a tutti gli altri è la cosa peggiore che mi sia capitata nella vita. 11. Leggere nel pensiero. La pretesa di sapere cosa pensano gli altri senza averne alcuna prova tangibile. 12. Minimizzare o esagerare. Si considerano solo alcuni aspetti di una situazione o solo alcune caratteristiche di una persona o solo delle esperienze di nessuna importanza, mentre altri sono ritenuti irrilevanti. Ciò che penso io non ha alcun significato. Oppure, la mia parola è verità assoluta. 13. Ipergeneralizzare. Si percepisce un singolo fatto come rappresentativo della vita in generale invece che come un evento tra tanti. I dirigenti sono tutti uguali, pensano solo alla loro carriera. 14. Essere perfezionisti. La tendenza a desiderare disperatamente che tutto vada come vogliamo. Se non prendo 30, l'esame è mediocre. 15. Personalizzare. Consiste nel pensare che tutto quello che gli altri dicono o fanno sia in relazione a noi. Quelle ragazze stanno ridendo di me perché mi hanno appena visto. 16. Applicare un'astrazione selettiva. Si focalizza la propria attenzione solo su un unico aspetto di una situazione complessa, escludendo gli altri. Durante la mia presentazione mi sono sbagliato 3 volte, per questo nessuno avrà capito. 17. Doverizzare. Abbiamo una lista di regole su come ci si dovrebbe comportare. Ci arrabbiamo con coloro che le violano e ci sentiamo colpevoli quando siamo noi a violarle. Dovrei lavorare di più, non dovrei essere così pigro. Un ottimo esercizio è riprendere questi schemi mentali automatici uno per uno e verificare tramite una profonda riflessione se e quanto ne siamo affetti. Dopo averli individuati, proviamo a porci delle domande specifiche per comprendere che conseguenze essi comportino nella nostra vita. Infine, creiamo delle strategie funzionali alla riduzione di questi automatismi. Nel farlo, partiamo da alcuni presupposti. 1. In qualsiasi momento della nostra vita possiamo cambiare l'orientamento dei nostri pensieri e il nostro modo di pensare in generale. 2. È bene utilizzare un linguaggio positivo, sostituendo le parole negative con parole positive. A tal proposito consigliamo i nostri corsi sul linguaggio trasformazionale. 3.
Può essere d'aiuto cercare un confronto con un professionista esterno che possa ampliare la nostra visione. Questi schemi sono alla base di molte sofferenze emotive. Riuscire a lavorarci diventa di fondamentale importanza per elevare noi stessi. Modificando queste nostre idee profonde, potremo crearci delle nuove identità e saremo in grado di accogliere le altre persone. Adesso conosciamo questi concetti altamente impattanti nella nostra vita e in quelle delle persone che ci circondano. Non resta che applicarli.